Trasferiamoci ora al Consiglio regionale Lombardo, dove la nostra Ilaria Tettamanti ha raccolto i commenti di Ugo Parolo, Fabio Rolfi e Pietro Foroni sul voto nei rispettivi comuni. Veniamo alle elezioni amministrative. Tra i comuni lombardi che sono andati al voto anche Sondrio, che al primo turno è andato alla centrosinistra. Come si spiega questo risultato? Lo spiega con il calo dei votanti o con cos'altro? Sondrio, pur essendo una città capoluogo, è in realtà un grande paese, un paesone, sono poco più di 20.000 abitanti. Questo lo dobbiamo dire a chi ci ascolta, perché si pensa a una città capoluogo e magari si pensa a qualche centinaia di migliaia di residenti. Non è così, quindi a Sondrio ci si conosce tutti. Lì c'è un sindaco uscente che è già stato sindaco per diversi mandati anche nelle precedenti legislature, è molto conosciuto, è un medico e quindi il voto è anche alla persona. Noi come Lega avevamo un bravissimo candidato, una persona assolutamente stimata, ma evidentemente di fronte a un sindaco uscente così conosciuto le possibilità erano evidentemente di vittoria molto limitate. E Brescia? Nel 2008 hanno votato quasi 49.000 cittadini in più. Non è poco una città di 120.000 elettori, si votava insieme alle politiche, era un'epoca differente. Bisogna rivolgersi in particolar modo al più grande partito di questa tornata, che sono quelli che sono rimasti a casa, e convincerli ad andare a votare. Io credo, ribadendo con chiarezza, con determinazione e con un pizzico di cattiveria in più anche, la differenza tra due modelli di città, quella del centrodestra, la Tosi, dove si governa per la sicurezza, per la vivibilità, per garantire appunto una città pulita e bella, e quella del modello Pisapia, la quale ci avvicinerebbe, perché è nato sindaco del PD, se dovesse vincere, anche per quanto riguarda Brescia. Ecco, se avessimo avuto anche al primo turno questa determinazione, questa chiarezza che dovremmo avere nel secondo turno che avremo, forse cominceremo a votare parte di questo elettore rimasto a casa e quindi il secondo tempo di questa partita sarà differente. Consigliere Foroni, facciamo anche con lei un'analisi del voto amministrativo, in particolar modo a Lodi. Si va al ballottaggio tra il candidato Lega PDL, Lista Civica, e il candidato di centrosinistra. Uno scarto di 9 punti, si aspettava una differenza di questo tipo? Ci aspettavamo una differenza francamente minore, ci aspettavamo. Purtroppo siamo stati colpiti dal fenomeno dell'astensionismo che ha colpito tutto il nostro elettorato. Capire come dare risposte certamente non finisce qui, nel senso che c'è un ballottaggio, dobbiamo certamente essere più bravi anche noi a spiegare le nostre ragioni, a spiegare i nostri programmi. Nelle ultime due tornate precedenti, nel 2005 e nel 2010, il centro-sinistra aveva vinto il primo turno, stavolta l'abbiamo portato al ballottaggio. Una Lega che resiste bene, è il secondo partito della città oggi e si attesta ad essere il primo partito della coalizione di centrodestra che sostiene il candidato sindaco Ocominetti. Quindi, bisogna fare in questi 15 giorni che separano dei ballottaggi, a questo punto la differenza rispetto alla campagna condotta sinora? Parlare di più con la gente.